Don Roberto Romeo è l'autore del libro Santo Stefano il Giovane. L'autore intende tracciare un profilo biografico, offrendo il necessario supporto dei documenti, senza il quale non è possibile costruire la storia. Signor Roberto, ci parli un po' della sua vita e dei suoi hobby. Io sono sacerdote da circa 11 anni, pastoralmente impegnato in una cittadina della zona ionica siciliana. In qualche maniera mi interesso anche per motivi di studio di storia patria. La mia formazione, si è verificata all'inizio con sacerdoti, padri rogazionisti a Messina. Poi ho perfezionato i miei studi all'Istituto Teologico San Tommaso e ho conseguito la licenza, che sarebbe la specializzazione in bizantinologia nella città di Bari. Come e quando ha deciso di diventare scrittore? Diciamo che la mia attività di scrittore essenzialmente, nasce per motivi di studio e di pubblicazioni legate anche all'insegnamento che cerco di portare avanti nel nostro Istituto di Scienze Religiose di Messina. E quindi possiamo dire una decina d'anni fa, ecco. Da dove ha tratto spunto per la scelta del titolo? Nell'ultimo libro, Santo Stefano, naturalmente ci riferiamo a quello, giusto? Certo, Sì, Santo Stefano praticamente è un approfondimento, ecco, di un aspetto della vita bizantina. Avendo incontrato nei miei studi questo santo, poco conosciuto, anzi assolutamente conosciuto nell'Occidente cristiano, e allora ho voluto un attimino approfondire il personaggio, la vita, la storia del personaggio attraverso le fonti. Il titolo è molto semplice, direi essenziale ed elementare, Santo Stefano il Giovane, perché dalla cristianità d'Oriente è proprio chiamato così, per distinguerlo da Santo Stefano protomartire. Questo personaggio dell'VIII secolo è chiamato Santo Stefano Neon, appunto il giovane. E quali sono i motivi che l'hanno spinto a scrivere questo libro? Approfondimento accademico da poter offrire innanzitutto ai miei studenti e poi anche qui in Sicilia per far conoscere questa figura che rimane comunque legata ad un paesello della provincia di Messina che ancora lo venera, come patrono. Solo che tante volte anche qui da noi la figura di questo Santo Stefano il Giovane veniva e viene confusa con Stefano il Protomartire. E allora sempre nel filone di ricerca, diciamo così, storiografica legata al mondo bizantino, ho ben pensato di approfondire questo tipo di discorso. In quanto tempo l'ha scritto questo libro? Credo 3-4 mesi. Giusto il tempo di mettere insieme le fonti, di fare qualche traduzione dal greco e dal latino e poi, ecco, ho messo insieme un po' il tutto. Quindi è stato scritto di getto, diciamo. Sì, praticamente sì, anche perché, ecco, per natura mia ormai mi muovo bene all'interno del mondo bizantino e quindi non mi è particolarmente difficile mettere insieme eventi, circostanze e personaggi legati a quel mondo. Ci può raccontare un aneddoto curioso legato alla sua stesura? Non credo che ce ne siano aneddoti curiosi, più che altro io mi dedico a questo tipo di lavoro di notte. Ecco, questi sono i miei studi matti e disperatissimi, come diceva il buon Leopardi, perché nelle ore diurne, insomma, sono impegnato nella pastorale, nell'insegnamento, quindi di notte mi diletto un attimino a studiare. Ecco, ma non credo che ci siano aneddoti simpatici o particolari legati al libro, ecco. Ci può riassumere in una frase cosa rappresenta per lei questo libro e cosa vorrebbe che significasse per i suoi lettori? Dunque, per me rappresenta certamente un punto di arrivo nella conoscenza della storia siciliana legata a Bisanzio e questo è assolutamente importante, anche perché da una decina d'anni appunto si è riscoperto questo interesse verso l'Oriente. Per gli altri spero che possa diventare, come dire, una lettura interessante. Mi rendo conto che non è un romanzo, cioè non si legge con la facilità di un romanzo.
sempre di storia si parla, sempre di fonti greche e latine, però potrebbe diventare una lettura interessante per chi in qualche maniera vuole conoscere la propria identità. Santo Stefano il Giovane di Don Roberto Romeo, acquistabile sul nostro sito www.booksprintedizioni.it.